Auto che sfrecciano a forte velocità lungo il viale Po, ma anche tante persone che non rispettano gli attraversamenti, a partire da alcuni dei ciclisti, molti dei quali giovanissimi, che in estate percorrono la ciclabile per raggiungere le fresche canottieri cremonesi. Servirebbe un po' più di attenzione da parte di tutti, probabilmente. Mi sembra che qui l'incrocio sia segnalato e quindi ha visto la moto a che velocità è passata, quindi basta quello. Un po' più di prudenza proprio da parte di chiunque, che siano i pedoni piuttosto che i cicli, i motocicli o le macchine. Chiaramente bisogna stare molto attenti dagli automobilisti. Lì infatti adesso hanno creato, hanno messo un segnale in più dove c'è il passaggio in modo tale da creare quella attenzione maggiore, probabilmente dal semaforo a Piazza Cadorna sono un po' troppo allegri a volte. Il pensiero va anche alle persone anziane che potrebbero impiegare più tempo per attraversare entrambe le corsie. Sempre troppo, in questa città troppe macchine e troppo di corsa, mai la precedenza ai ciclisti e ai pedoni, mai. Servirebbe un po' di civiltà degli automobilisti. Alla base di molte problematiche simili a questa vige semplicemente il calo di attenzione o la fretta, e anche se in pochi lo ricordano, attraversare fuori dalle strisce pedonali è una violazione del codice della strada, punibile con una multa dai 25 ai 100 euro, mentre non rispettare ad esempio la luce rossa con conseguente stop al semaforo comporta una multa che va dai 163 ai 646 euro e meno 6 punti della patente. Io probabilmente appartengo a uno di quelli che non guardano troppo il verde e il rosso e sono un po' temerari, insomma.